Buongiorno. Va bene, ringrazio tutti voi e ringrazio gli organizzatori di avermi invitato. E io cercherò, in un tempo ragionevolmente breve, di dirvi qualcosa. Va bene, partiamo, non chiamola tanto lontana, partiamo dal 1957, quando quello che poi avrà dopo qualche anno il premio Nobel per la biologia e la medicina, cioè il biologo di origine ungherese ma naturalizzato americano, Albert Zengiorgi, scrisse un libro intitolato Bioenergetics, bioenergetica, in cui scrisse: i biologi hanno considerato finora quasi tutti i componenti importanti della materia vivente, con l'eccezione di due. Quali sono i due componenti non ancora considerati? L'acqua e i campi elettromagnetici. E egli sottolineò che questo è un bellissimo libro, questo che vi sto citando. Egli sottolineò che tutto l'andamento, tutto il quadro delle reazioni chimiche nella materia vivente rimaneva inspiegabile se non si risolveva un problema centrale, proprio di carattere chimico. Cioè, come voi sapete molto meglio di me, perché io le mie conoscenze di chimica sono molto modeste, il grosso delle reazioni biochimiche sono reazioni ossidoriduttive. Che vuol dire? In termini fisici, ossidoriduttive significa che c'è una qualche molecola che cede un elettrone e qualche altra che se lo piglia. Cioè una reazione chimica fondata su un trasferimento di elettroni. Un elettrone per essere trasferito deve essere disponibile. E quali sono le molecole che accettano di buon grado di cedere elettroni? Vabbè, queste molecole portano un nome, si chiamano riducenti. Questa è una delle poche cose, anzi quasi l'unica, che so della chimica. Cioè che una sostanza si dice riducente quando cede un elettrone e si chiama ossidante quando se la prende. Infatti l'ossigeno è la tipica molecola ossidante, da cui il nome, perché prende elettroni. Ma ci vuole qualcuno che le cede. Bene, in natura sostanze che cedono facilissimamente elettroni ci sono i metalli, ma sfortunatamente nella materia vivente i metalli sono presenti in quantità piccolissime, infinitesime, e quindi non possono render conto del flusso di elettroni che viene chiamato in causa ogni volta che c'è una reazione ossidoriduttiva. Bisogna dire che le reazioni ossidoriduttive sono proprio la parte essenziale del funzionamento del corpo sano. Infatti, quando il corpo comincia ad ammalarsi, queste reazioni ossidoriduttive diminuiscono la loro rate, la loro, come dire, velocità di accadimento, e rimangono in giro dei semi lavorati, che sono i famosi radicali liberi. I radicali liberi sono gradini, siccome queste reazioni avvengono a steps, a gradini, quando il sistema non ce la fa a portare a termine la reazione, lascia sul terreno dei semi lavorati, che sono i radicali liberi, i quali in sé non sono dannosi, anzi, perché sono gli step necessari per andare a termine. Quello che è dannoso è che il processo non ha avuto termine. Quindi, nella corretta terapia, uno non deve frenare la produzione di radicali liberi, casomai gli deve dare una spinta ulteriore perché il processo vada a compimento. Cioè, non bisogna frenare, casomai bisogna spingere. Cioè, il fatto che ci siano radicali liberi nell'organismo è semplicemente la prova che il sistema non ce la fa a portare a termine il suo compito, le reazioni ossidoriduttive. Quando non ce la fa ancora, per esempio si sviluppano i processi cancerosi, come mostrò fin dagli anni 20 un altro premio Nobel famoso della biologia, cioè Otto Warburg,
Il sistema per produrre l'energia che gli serve passa dalle reazioni ossidoriduttive alle reazioni fermentative, che sono quelle che poi sono alla base della putrefazione. Alla fine il corpo si putrefa perché? Perché non potendo usare queste reazioni ossidoriduttive, evidentemente perché non riesce ad avere un congruo rifornimento di elettroni, passa a quest'altro tipo di reazione, quello fermentativo, che però è 12 volte meno efficace in termini di produzione di energia del sistema ossidoriduttivo. Quindi è come quando in una casa salta la luce e uno deve accendere le candele, che però sono meno efficaci, quindi tante funzioni che in casa è possibile compiere se arriva la corrente elettrica, debbono essere tagliate via quando invece io ricorro alle candele, ci si vede molto meno e non c'è energia, è quello che accade nel cancro, appunto. E l'organismo va al buio e quindi, come spesso succede, che in occasione dei blackout elettrici, 9 mesi dopo il picco delle nascite, una crescita, quando si sta al buio l'unica cosa che si riesce a fare è quella di riprodursi, quindi di proliferare, è una caratteristica del cancro. Allora torniamo invece al corpo sano, che è quello che tutti ci auspichiamo, che ci interessi di più. Nel corpo sano tutte queste reazioni hanno luogo se c'è grande disponibilità di elettroni. E quindi torniamo a Zangiorgi, il quale dice, sì, ma di tutti questi componenti che noi abbiamo elencato, chi è il donatore di elettroni? Se guardiamo intorno, nessuno, perché sì, abbiamo un po' di ioni metallici, qualche ione ferro, qualche ione rame e così via, però pochi, non a caso spesso si chiamano, una parte di questi si chiamano oligoelementi, e comunque sono, è poca roba. Chi è che c'è l'elettrone? Dice l'acqua. Ma l'acqua, se crediamo ai fisici, è formata di molecole, ognuna delle quali i suoi elettroni se li tiene ben stretti, cioè ci vogliono la bellezza di 12,6 elettronvolt, l'elettronvolt è l'unità di misura dell'energia atomica, per strappare un elettrone a una molecola d'acqua. In termini intuitivi, che vuol dire 12,6 elettronvolt? 12,6 elettronvolt è l'energia che si libera in una collisione tra molecole alla temperatura di 145.000 gradi. Scusate se è poco. Noi mica stiamo a 145.000 gradi, ci mancherebbe altro, insomma, vaporizzeremmo. E allora vuol dire che le molecole d'acqua di cui siamo per lo più formati, gli elettroni non li danno via, perché per darli via ci vuole questa energia qui. Se invece che termicamente, con le collisioni termiche, la volessi dare questa energia elettromagneticamente, mi occorrerebbero i raggi X. Questa è l'energia dei raggi X molli. E noi mica siamo irraggiati da raggi X molli, non ci mancherebbe altro. Allora non è l'acqua. E chi è? Le proteine. Neanche a parlarne. Che anche le proteine sono dei... Cioè, la materia vivente è un dielettrico, non è un conduttore. Per quanto il fatto che noi possiamo pigliare la scossa elettrica vuol dire che in qualche modo anche la materia vivente riesce a trasmettere la corrente elettrica. Quindi tanto dielettrico poi non è, perché sennò come faremmo a prendere la scossa? Quindi c'è qualcosa di misterioso, come notava Zangiorgi. Cioè, noi siamo fatti di molecole che separatamente, ognuna delle quali, gli elettroni non li molla, neanche a prenderli a calci, cioè bisogna dare robusti calci, cioè andare a 145.000 gradi, perché questo tiri fuori gli elettroni, e ciò nonostante gli elettroni ci sono. Altrimenti, noi la scossa elettrica come la prenderemmo se non si spostassero gli elettroni? O le reazioni ossidoriduttive come avverrebbero se non ci sono elettroni? Se voi pigliate un qualunque libro di biochimica, pigliamo l'Alberts, la Bibbia, diciamo, pigliamo un ciclo biologico a caso, il ciclo di Krebs, per esempio, voi descrivete, a un certo punto si dice, passano i protoni, prendono via degli elettroni. Sì, è facile a dirsi, prendono via degli elettroni. E dove li prendono? 12 elettronvolt, chi glieli dà?
Capite? C'è spesso nel quadro comunemente accettato della biochimica ci sono delle inconsistenze energetiche grandi come case, che spesso non vengono notate semplicemente per la forza dell'abitudine, perché come diceva giustamente Goethe, diceva: sapete qual è la cosa più difficile di tutte? Quella di vedere con gli occhi ciò che davanti agli occhi sta, cioè vedere quello che è ovvio. Spesso lo specialista è bravissimo a trovare le risposte alle domande difficili, ma le domande facili non se ne rende neanche conto che ci sono lì. E Zen Kierkegaard, non a caso, è stato un grand'uomo perché ha avuto la capacità di osservare che a monte di tutte le domande difficili che si possono porre, che ne so, qual è l'enzima che catalizza una specifica reazione, eccetera, si è posta una domanda facile: da dove vengono gli elettroni di cui facciamo così largamente uso? Concludo questa parte sottolineando che neanche la Prometeo avrebbe potuto esistere se non ci fossero elettroni disponibili, perché la Prometeo vive per il fatto che campi magnetici di debolissima intensità hanno un qualche effetto. Un campo magnetico che fa fondamentalmente? Un campo magnetico agisce, può agire solo se ci sono cariche elettriche disponibili, perché le fa girare in tondo. L'azione di un campo magnetico è afferrare una carica elettrica che cammini in linea retta e la fa girare in tondo. Questo è dal punto di vista del fisico. Poi, che questa operazione abbia delle conseguenze biologiche importanti, questo è un passo successivo che analizzeremo. Però debbono esistere queste cariche elettriche. In più, il campo magnetico del nostro amico Trevisan è un campo debole, mica un campo forte. Quindi vuol dire che non fa nessuno sforzo a afferrare delle cariche elettriche. Vuol dire che ci sono delle cariche elettriche libere, quindi, nell'organismo. E da dove vengono, visto quello che vi dicevo prima degli elettroni? Questo, già osservava Zen Kierkegaard, è il più grosso mistero della biologia. Questo nel 1960 all'incirca. Benissimo. Zen Kierkegaard fa qualcosa di più, però. Sottolinea che lui non sa come e perché, ma questi elettroni debbono venire dall'acqua. Perché osserva che, sulla base di evidenze sperimentali, che vicino alle membrane, se c'è una cosa che caratterizza la materia vivente è l'abbondanza di membrane, praticamente non c'è punto della materia vivente che disti più di un milionesimo di centimetro da una qualche membrana. Quindi vuol dire che l'acqua di cui noi siamo formati, e noi siamo formati in peso dal 70% d'acqua e come numero di molecole dal 99%, cioè il 99% delle nostre molecole sono molecole d'acqua, vuol dire che non c'è nessuna molecola d'acqua del nostro organismo che stia più lontana di un milionesimo di centimetro da una membrana. Quindi vuol dire che la nostra acqua è un'acqua particolare, perché i fisici che studiano l'acqua hanno mostrato che l'acqua si divide grosso modo in due categorie: l'acqua, con termine inglese bulk water, che vuol dire l'acqua lontana dalle superfici, l'acqua in alto mare, diciamo così, e l'acqua interfacciale, cioè quella che sta vicino alle superfici. Vicino quanto? Che vuol dire vicino? Che dista qualche micron, diciamo. L'acqua che sta vicino alle superfici ha proprietà fisiche diverse dall'acqua in bulk. Bene, l'acqua del nostro organismo, da quello che vi dicevo, è tutta acqua interfacciale. Cioè non è acqua bulk, quindi vuol dire che dal punto di vista fisico l'acqua della materia vivente è diversa dall'acqua che scende dal rubinetto. Non è la stessa acqua. Ovviamente nel momento in cui la estraggo dall'organismo, siccome la estraggo vuol dire che la allontano dalla superficie, allora diventa acqua bulk. Quindi capite, non è una cosa facile da vedere in laboratorio, perché una degli errori, fatemi usare una parola dura, degli errori più forti che commettono gli specialisti è quello di isolare
i componenti dall'ambiente in cui si trovano. E così assumono immediatamente un aspetto diverso. Cioè le cose vanno osservate nel posto dove operano, non estraendole. Mentre la tendenza, purtroppo, tipica della biologia moderna è smontare l'organismo. Cioè se io prendo una cellula, la metto sotto il microscopio e la guardo come cellula singola, quella cellula singola è diversa dalla stessa cellula quando sta nel tessuto. Cioè io tirandola fuori ne cambio le proprietà. Quindi quello che osservo non ha niente a che vedere con quello che quel corpo fa, mentre, cioè le cose vanno osservate nel loro contesto, non al di fuori del loro contesto. Questo errore dipende da un preconcetto che dice che possiamo in termini filosofici chiamare pregiudizio ontologico, per cui dice una cosa è quello che è in se stessa, indipendentemente dalle sue interazioni. Non è vero. Una cosa, la struttura di una cosa dipende strettamente dalle sue interazioni. E questo adesso lo vedremo con le molecole d'acqua, perché vedremo che le molecole d'acqua, quando stanno insieme, quando formano un'organizzazione intermolecolare, sono diverse dalle molecole d'acqua isolate. Quindi, la molecola d'acqua, quando è isolata, quando è lei sola nella solitudine dell'universo, richiede 12,6 electron volt per dar via un elettrone. Ma la stessa cosa non è vera quando questa molecola d'acqua sta in compagnia di tante altre molecole d'acqua o altre molecole di altra natura. E questo è il punto che è stato più recentemente scoperto. Quindi questa ulteriore scoperta è una scoperta che dà fondamento all'intuizione di Albert Zenkiorgi di 59 anni fa. All'inizio però, meno quindi di 6-7 anni fa, all'inizio degli anni 2000, un fisico americano, Gerald Pollack, dell'Università di Seattle, ha osservato sperimentalmente, bisogna dire seguendo, lui è uno studioso, ha letto e meditato le opere di Zenkiorgi, ha trovato che l'acqua vicino a superficie, per una profondità di micron, di vari micron, è un'acqua capace di dar via elettroni, facilmente. Bastava che lui ci metteva l'estremo di un filo elettrico e usciva fuori una corrente. E lui dice, questa corrente è l'espressione di quella che anticamente si chiamava la forza vitale, cioè una specifica forma di energia che è al lavoro negli organismi biologici. Ah, l'ha fatto vedere questo anche con mezzi fisici spettacolari, cioè lui riempie un recipiente le cui pareti sono fatte di sostanze proteiche idrofile, lo riempie d'acqua, in quest'acqua scioglie tracce di coloranti, per cui l'acqua si colora, osserva questo liquido colorato con un forte microscopio, e che cosa osserva? Che il colorante non si scioglie uniformemente nell'acqua, ma lascia delle zone oscure, dove quindi il colorante non è entrato, in vicinanza delle pareti. E se per caso dissolve dentro quest'acqua delle palline fatte della stessa sostanza, vede che attorno alle palline si fa una zona nera. Spessa un certo numero di micron, quanti micron dipende dallo stato della superficie, se è più o meno polarizzato elettricamente. Più polarizzato elettricamente è, più spesso è questo strato. Lui ha chiamato questo strato zona di esclusione, termine che vuol dire che i soluti sono esclusi da questa, non possono penetrare in questa zona. E non solo, ma da questa zona è facile tirar fuori elettroni. Cioè vuol dire che nell'acqua che ha queste caratteristiche particolari e quindi non è acqua normale, in quest'acqua speciale non si scioglie niente e i soluti restano sulle superfici.
e si costruiscono sulle superfici. A questo punto ci viene un'intuizione immediata. Ecco qual è il meccanismo che dà luogo alle morfologie biologiche. Cioè, se io ho tutte queste regioni, che poi a cui daremo il nome, poi ve le illustrerò, di domini di coerenza, cioè queste regioni d'acqua così connesse che, in cui non penetra niente, nelle intercapellini tra queste regioni si addensano i soluti perché non possono andare altrove. Allora, il fatto che nella materia vivente si costruisca un'architettura, che è ben nota, è stata studiata, strutture che hanno una loro morfologia e così via, questa è nient'altro che la radiografia, fatemelo dire, della struttura dei domini di coerenza dell'acqua, nel senso che questa struttura ricalca la struttura delle intercapellini tra le regioni organizzate dell'acqua. Infatti, non a caso, quando questa struttura si dissolve, i soluti si sciolgono, quindi la morfologia si perde. La morfologia si perde perché i soluti possono penetrare all'interno delle regioni da cui in condizioni di sanità erano escluse. Ancora un'ultima cosa e poi passo al capitolo successivo. A metà degli anni dell'Ottocento, la grande fisiologia classica tedesca, nelle persone di Weber e Fechner, comprese e illustrò una fondamentale legge biologica, fisiologica, che era valida per tutte le specie viventi, non solo per la specie umana, ma per tutte le specie viventi. È la legge che afferma che la risposta a uno stimolo di un organismo vivente non è proporzionale all'intensità dello stimolo, ma è proporzionale al logaritmo della intensità dello stimolo. La parola logaritmo suona spaventosa e misteriosa per i non matematici, allora gli dico, il logaritmo è una funzione matematica che ha la seguente caratteristica, che, diciamo, logaritmo di x, dove x è un certo numero, quando x diventa molto grande, il logaritmo diventa grande anche lui, però meno di x, cioè cresce ma meno di x. Quando x diventa molto piccolo, cioè prossimo allo zero, il logaritmo diventa un numero infinitamente grande, ma col segno meno davanti. Cioè il limite, diciamo in termini matematici, il limite del logaritmo di x per x che tende a zero, tende a meno infinito. Cioè che vuol dire? Vuol dire, quindi cominciamo a capire la razionalità delle macchine della Prometea, che non è affatto vero che per avere una risposta grande bisogna necessariamente avere uno stimolo grande. Questo è vero nel caso di una legge lineare, cioè purtroppo nonostante la legge di Weber e Fechner, che è nota da 150 anni, spesso i medici ragionano come se non fosse vero, cioè come se la risposta dell'organismo fosse proporzionale allo stimolo. Per cui si dice, ah, ma i campi elettromagnetici deboli non possono fare niente perché sono deboli. E chi l'ha detto? Proprio perché c'è la legge di Weber e Fechner possono avere una risposta grandissima. Perché? Perché se è vera la legge di Weber e Fechner, che è una legge enunciata poco prima del 1850, quando lo stimolo diventa infinitamente debole, la risposta diventa in intensità grandissima e col segno meno davanti. Che vuol dire col segno meno davanti? Vuol dire che la risposta non è verso l'esterno ma verso l'interno. Cioè, se io do uno stimolo grande, per esempio una martellata sul ginocchio, la reazione è un calcio, purché ovviamente l'intensità della martellata sia minore di quella che rompe il ginocchio, in questo caso, però se stiamo appena al di sotto della soglia di rottura del ginocchio, la risposta è un calcio, cioè una risposta verso l'esterno. Se io do uno stimolo piccolissimo, infinitesimo, la risposta in intensità sarà tanto più grande quanto più piccolo è lo stimolo, però rivolta verso l'interno, cioè il sistema si riorganizza.
introietta in qualche modo, non è estroversa, ma introietta verso. Questa non è una novità, questa è la fisiologia ortodossa standard. Non c'è nessuno al mondo, spero, che mette in discussione l'esattezza della legge di Weber e Fechner, che ai miei tempi io ho studiato al liceo nel corso di scienze. Bene, allora, uno dice, vabbè, questa sarà pure la legge, ma qual è la razionalità di questa legge? Com'è possibile che io appena sfioro l'organismo, quello ha una risposta gigantesca? Questo vuol dire che l'organismo non può essere costituito di molecole reciprocamente indipendenti, perché se lo fosse io dovrei trattare ogni molecola indipendentemente dalle altre. È come quando io voglio formare un corteo a partire da una folla che riempie una piazza, là ognuno ragiona con la sua testa, quindi io devo convincere uno separatamente, quindi mi occorre una grande quantità di energia. Ecco, questo è un caso in cui la risposta è proporzionale allo stimolo. Cioè, io per mettere insieme, ci stanno 50.000 teste di rapa in una piazza, io le devo convincere tutte 50.000 a allinearsi e avviarsi per Corso Italia. Ebbene, per fare questo ci vuole un sacco di fatica. Quando è che io, sussurrando appena appena in un microfono l'avviso andate per il Corso Italia, ottengo che tutti si arrivino, se davanti a me invece che una folla c'è un battaglione, un reggimento, una brigata disciplinata in armi? A questo punto, siccome quello forma un tutt'uno, non è un insieme di teste indipendenti, basta anche sussurrare l'ordine e l'ordine viene eseguito. Quindi la legge di Weber e Fechner che cosa implica? Implica che l'insieme di molecole che forma il nostro organismo non è una folla, ma assomiglia, a vostra scelta, secondo se siete militaristi o pacifisti, a un reparto militare disciplinato, ovvero a un corpo di ballo. È la stessa cosa. Anche il corpo di ballo si sposta, si muove, a seconda che il direttore d'orchestra fa appena appena un segno, muovendo appena appena il polso. Ovviamente può anche sbracciarsi, però è una sua scelta, però ottiene lo stesso risultato anche se muove appena appena il polso, fa partire subito i movimenti collettivi del corpo di ballo, che se è un corpo numeroso, magari 1.000 ballerini, e quelli si muovono di conserva seguendo questo stimolo che è appena appena lo stimolo. Quindi la conseguenza di tutto quello che vi ho detto è che l'insieme di molecole che forma la materia vivente non è un insieme di molecole indipendenti, e questo già lo sapevamo, perché sennò gli elettroni non escono. Quindi dobbiamo concepire la dinamica della materia vivente come una dinamica intrinsecamente collettiva. Quindi studiare le proprietà delle singole molecole serve a poco. Quello che serve è studiare le proprietà collettive di queste molecole, cioè quelle che fanno quando stanno tutte insieme, non una per una. Perché quello che fanno quando stanno una per una è fondamentalmente diverso da quello che fanno quando stanno tutti insieme. E da dove si vede questa, a cosa si deve questa differenza? Ecco, mi avvicino, sto già nella seconda parte, seconda e ultima parte del mio intervento, quindi vi ho dato le ragioni, quindi non banali, di questo nuovo approccio, cioè che sono ragioni necessarie, non è un capriccio affrontare la biologia in questo modo. Se volete vi do un ulteriore elemento, perché è bene rassodare molto i fondamenti. Si parla della differenza che esiste tra quello che si chiama lavoro e quello che si chiama calore. Cos'è il lavoro e cos'è il calore? Essenzialmente, se io ho un corpo fatto di molecole, il lavoro è l'energia che, data al corpo, viene presa dall'insieme collettivo delle molecole. Per esempio, io do una spinta a uno e quello cade a terra.
e cade a terra, tutte le sue molecole cadono a terra, non è che ce n'è qualcuno e rimane a mezz'aria. Quindi vuol dire che è l'insieme collettivo delle molecole che prende l'energia della mia spinta. Invece l'energia che viene presa dalle singole molecole separatamente è quella che si chiama calore. Per esempio io faccio alito, sul mio braccio sento una sensazione di calore, che vuol dire che alitando io ho mandato un getto di molecole sulla pelle, queste molecole urtano individualmente le molecole componenti la mia pelle, le quali separatamente ognuno accelerano però in modo indipendente e separato l'uno dall'altro. Quindi il calore è l'energia che hanno, che assumono le molecole una per una, e il lavoro è l'energia che assumono collettivamente, tutte insieme. Sta bene. Adesso supponiamo che un corpo vivente, per esempio un corpo umano, sia una macchina termica, cioè una macchina che funziona sulla base del calore. E questo è obbligatorio se io assumo che le molecole del corpo umano siano indipendenti tra di loro. Allora, ognuno l'energia se la prende su base individuale. Quindi se l'insieme di molecole che forma il corpo fosse una macchina termica, no? Fossero indipendenti, il corpo umano sarebbe una macchina termica. Adesso una macchina termica obbedisce al cosiddetto principio di Carnot, che ci dice che il rendimento di questa macchina termica, cioè la percentuale di energia che lui è capace di trasformare in lavoro dalla forma calore con cui l'ha ricevuta, non può eccedere il rapporto tra la differenza massima di temperatura che si ha all'interno del corpo e la temperatura a cui riceve questo calore. Le temperature nella fede si calcolano in gradi Kelvin, cioè temperature assolute, che corrispondono alle temperature ordinarie che tutti voi conoscete, più 273. Quindi noi abbiamo una temperatura di 36-37 gradi centigradi, che vuol dire in termini di gradi Kelvin 309-310. Facciamo 310 gradi, questa è la temperatura a cui noi viviamo. Quanta è la massima differenza di temperatura all'interno del nostro corpo? Un paio di gradi? No, facciamo 3, vogliamo esagerare. Allora, 3 diviso 300 fa l'1%. Quindi questo vorrebbe dire che il rendimento della macchina termica che ipoteticamente corrisponde al nostro corpo non potrebbe eccedere l'1%. Vorrebbe dire che sarebbe un motore di un'infinita inefficienza. Se pensate che il più scassato è una macchina a vapore che esiste, c'è un rendimento del 10%, un motore diesel c'è un rendimento del 25%, noi avremmo un rendimento di meno dell'1%, assurdo, ma poi è vero, quanto mai? Cioè se vediamo i processi elettrochimici che avvengono nell'organismo, i rendimenti osservati tra energia data e l'energia ottenuta è 65-70%. Allora che vuol dire? Che il principio di Carnot è sbagliato? No. No, non è sbagliato. Allora che vuol dire? Che noi non siamo una macchina termica. Che è altro? È un'ulteriore conferma che noi non siamo un insieme di molecole indipendenti. Cioè l'energia che noi riceviamo e che noi produciamo, la riceviamo in forma di lavoro direttamente, non in forma di calore. E quindi da questo dipende il fatto che le differenze di temperatura nel nostro funzionamento sono minime, qualche grado, cioè il principio della costanza della temperatura, che è un principio che l'ordinaria biologia molecolare non spiega, perché uno si può chiedere, ma mentre in un reattore chimico industriale io so che la temperatura fa degli sbalzi in su e in giù giganteschi anche di 100 gradi in un forno chimico, perché in quel particolare forno chimico che è il nostro corpo la temperatura rimane così rimarchevolmente costante? E questo è un fatto che deve essere spiegato. E la risposta è perché le molecole non agiscono indipendentemente l'una dall'altra, ma si muovono come un corpo di ballo. Quindi è allora, analizziamo, e questo, a questo punto entriamo in argomento, analizziamo la natura dei rapporti che fanno sì che c'è questo corpo di ballo. E qua entriamo nelle bellezze della fisica quantistica.
finalmente l'aggettivo quantistica viene messo in gioco. Se uno vuol dire, in sintesi, qual è la fondamentale differenza tra la fisica classica e la fisica quantistica? La differenza è questa. Nella fisica classica si concepisce l'universo come un insieme di corpi in principio isolabili, cioè non c'è nessuna difficoltà logica a prendere un corpo e allontanarlo dagli altri corpi. Quando uno fa questo, quel corpo non scambia più né energia né materia con l'ambiente ed è un corpo isolato che io studio in sé. Come, insomma, è un po' il mito di Robinson Crusoe, cioè io prendo un individuo, lo allontano, lo mando in un'isola deserta, lo allontano dal resto della società e lo studio in sé. Questo è stato, diciamo, il preconcetto da cui è nato il mondo moderno e quindi anche la scienza moderna del Seicento. Cioè il preconcetto che la base di tutto è l'individuo. E quindi, non solo, ma che l'individuo sociale non ha proprietà diverse dall'individuo isolato. Cioè, quindi se io voglio studiare un insieme di corpi, li studio uno per uno e dopo che li metto insieme. Però fondamentalmente quelli rimangono quelli che sono, no? Se no, altrimenti perché li dovrei studiare isolati, se poi quando stanno insieme sono tutt'altra cosa, capito? Ecco, la fisica quantistica nega questo, cioè dice in sostanza che nessun corpo in principio è isolabile. E perché mai? Nessun corpo è isolabile perché il vuoto, cioè quell'entità che è l'equivalente per l'universo di quello che è il connettivo, nel caso di, ecco, dato che la maggioranza di voi siete medici, voi sapete bene cos'è il connettivo, è che il vuoto è rispetto ai corpi quello che è il connettivo è rispetto alle cellule. Questo connettivo dalla fisica classica era considerato il nulla. Il vuoto è il vuoto, non c'è. Il vuoto è quella cosa dove non c'è niente, e quindi è inutile parlarne, perché non c'è niente. La fisica quantistica dice no, il vuoto è un oggetto fisico, capace di scambiare energia con i corpi. Quindi io posso quindi separare un corpo dagli altri corpi, ma non lo potrò mai separare dal vuoto, perché il vuoto se lo porta appresso dovunque vada. E siccome il vuoto interagisce con tutti i corpi, la conseguenza è che ogni corpo interagisce con tutti gli altri, ponte il vuoto. Naturalmente questa interazione sarà un'interazione molto debole, infatti la costante di Planck, che è quella che influenza l'entità delle interazioni quantistiche, è un numero piccolo, per cui si capisce che in principio uno lo può considerare zero, ma non è zero, è un numero piccolo, ma non è zero. Il che vuol dire che in particolari condizioni, cioè quando io ho un'elevata densità di corpi, molti corpi, io posso ottenere delle azioni collettive importanti proprio ponte il vuoto. Cioè il vuoto è capace di fluttuare, cioè è capace di dare fiotti di energia o di riceverli, quindi fluttua. Quindi, per esempio, se io dico il nero assoluto di assenza di luce, no? Quindi io dico nello spazio vuoto non c'è nessun campo elettromagnetico, quindi vuol dire che c'è il buio totale. Quindi il buio totale, la notte, in termini fisica classica vuol dire il nero che più nero non si può. In termini quantistici vuol dire invece una notte che è punteggiata da lampi, ogni tanto si accendono luci e si spengono, e sono quelle che si chiamano le fluttuazioni quantistiche, che sono state anche sperimentalmente osservate senza di luce, no? Quindi io dico, nello spazio vuoto non c'è nessun campo elettromagnetico, quindi vuol dire che c'è il buio totale. Quindi il buio totale, la notte, in termini fisica classica vuol dire il nero che più nero non si può. In termini quantistici vuol dire invece una notte che è punteggiata da lampi, ogni tanto si accendono luci e si spengono, e sono quelle che si chiamano le fluttuazioni quantistiche, che sono state anche sperimentalmente osservate nell'ambito della fisica delle particelle elementari. Quello che fino a pochi anni fa sembrava stupefacente è che invece queste fluttuazioni quantistiche potessero giocare un ruolo fondamentale nella biologia.
E dice, vabbè, finché stiamo nell'acceleratore di particelle del CERN va bene, però che c'entra col gatto? Che c'entra con noi? Non c'entra niente. Noi... E invece c'entra in più. E sentite adesso questa bella storia. La bella storia è la seguente. Prendiamo un atomo. Quanto è grande un atomo? Un atomo è grande all'incirca un 100 milionesimo di centimetro, che per usare meno fiato chiamiamo angstrom. L'angstrom è l'unità di misura delle lunghezze atomiche. Quindi un atomo è grande all'incirca un angstrom. Benissimo. L'atomo è fatto da un nucleo e da elettroni, i quali possono esistere in varie configurazioni. Ogni configurazione corrisponde a una certa energia. Quando l'atomo cambia di configurazione, no? Fa un salto di energia che richiede una certa quantità di energia. Qual è l'entità tipica dei salti di energia atomici? Alcuni electron volt. Benissimo, alcuni electron volt. Allora, chi mi dà l'energia per fare questo salto? O gliela do io da fuori, per esempio come nelle acceleratori particelle, cioè gli mando sopra un fascio di fotoni, un fotone becca l'atomo e gli dà l'energia. Oppure gliela dai vuoto, con una probabilità minore. Cioè, un fotone, durante una di queste fluttuazioni quantistiche, un fotone esce e eccita un atomo. Quindi, per eccitarlo, gli deve dare alcuni electron volt. Benissimo. Adesso, questo fotone, in accordo alla fisica quantistica, è fondamentalmente un'onda, cioè è una quantità di energia che è sparpagliata su uno spazio che è la lunghezza d'onda del fotone. Adesso, prima ho detto alcuni electron volt, diamo un numero specifico, 12, perché è quello che corrisponde alla quantità che la molecola d'acqua richiede per tirar via un elettrone. Allora, 12 electron volt. Allora, per tirar via un elettrone dalla molecola d'acqua ho bisogno di 12 electron volt. Sta bene. Quant'è la lunghezza d'onda del fotone che corrisponde a 12 electron volt? Faccio i conti con le formule e trovo 1000 angstrom. Questa è la lunghezza d'onda del fotone di 12 electron volt. Cioè vuol dire che il fotone capace di indurre nella molecola d'acqua un cambiamento di configurazione per cui l'elettrone invece che essere molto legato diventa quasi libero, è un oggetto 1000 volte più grande della molecola d'acqua. Ecco, questa è la fondamentale dissimmetria esistente nella natura che consente l'emergenza della vita. Se non fosse così non avremmo la vita. Adesso vediamo perché. Allora, abbiamo un insieme di molecole d'acqua. Dal vuoto esce fuori un fotone il quale incontra una molecola d'acqua e la eccita. La porta 12 electron volt più in alto, così che abbiamo un elettrone che sta lì lì quasi libero e quindi a disposizione del primo venuto. Però questo fotone di lunghezza d'onda 1000 angstrom mica interagirà solo con quella molecola, perché dentro un cubo avente un lato di 1000 angstrom, quante altre molecole ci stanno? Ecco, se io prendo il vapor d'acqua a 100 gradi e un'atmosfera, ne trovo altri 20.000. Quindi vuol dire che mai un fotone interagisce solo con una molecola, al minimo con 20.000. Quindi questa azione elettromagnetica, che nella fisica ortodossa viene trattata con l'approssimazione che ogni fotone interagisce con una sola molecola, questa è l'approssimazione di Feynman, sarà vera al più nei più profondi spazi intergalattici oppure nel tubo dell'acceleratore del CERN dove si fa il vuoto spinto, dove ci stanno non più di 10 alla 14 particelle per centimetro cubo. Ma il vapor d'acqua c'ha una densità di 10 alla 19 molecole per centimetro cubo, il che vuol dire che in un cubo di 1000 angstrom di lato ci stanno 20.000 molecole. Quindi, a dir poco, un fotone interagisce con 20.000 molecole, non con una sola. Questo vuol dire che l'approssimazione di Feynman non può essere usata. E quindi i conti che si fanno debbono
eliminare questa approssimazione. Debbono essere fatti esattamente come l'abbiamo fatti noi, senza l'approssimazione. Si dice, ma la fisica non concepisce queste cose. No, non le concepisce se io faccio l'approssimazione che un fotone interagisce solo con un atomo, ma non se interagisce con 20.000 tutti in un corpo. E adesso vediamo, seguiamo adesso istante per istante come succede. Abbiamo un insieme di molecole N, con N molto grande, almeno 20.000, dentro questo cubo. Emerge questo fotone, eccita una molecola. Questa molecola si tiene l'energia del fotone, che nel frattempo è sparito dalla circolazione perché sta intrallazzando dentro la molecola. Allora, quella è eccitata, dopo un po' si disseccita, quindi il fotone esce fuori. E che succede? Se è vera l'approssimazione di Feynman, questo fotone ritorna da dove era venuto, cioè ripiomba nel vuoto. Ma visto che ha tutte queste altre molecole a disposizione, c'è un'elevata possibilità che ne vada ad eccitare un'altra. Capite? Ecco. Perdonatemi, ma adesso vi scappa proprio, faccio una battuta politica. Insomma, il fotone, quando sta davanti alle molecole d'acqua, è come il nostro Presidente del Consiglio quando sta in mezzo alle belle donne. Cioè, esce da una e entra in un'altra. E questo è quello che dà loro alla coerenza. Diciamo, abbiamo un dominio di coerenza di belle fanciulle, nel caso che avevo citato. Ecco, allora, che cosa succede? Succede questo, se io considero la probabilità, che sarà piccolissima, poniamo 1 su 100.000, che il fotone riesce a eccitare una molecola, se dentro la lunghezza d'onda del fotone ci stanno 100.000 molecole, 1 su 100.000, moltiplicate 100.000 fa 1, quindi vuol dire che succede come nel flipper. Nel flipper io mando una pallina dentro il labirinto, questa pallina urta contro una superficie, poi non esce fuori, perché urta contro un'altra, non esce più dal labirinto. È la stessa cosa che succede quando la densità supera una soglia. E qual è questa soglia? Quando il numero di molecole dentro il cubo, il cui lato è la lunghezza d'onda di un fotone, è tale che una volta che un fotone è entrato là dentro non esce più. Perché eccita una molecola, poi si disseccita, però il fotone che è riemesso va ad eccitare un'altra molecola, perché le molecole sono tante che quel fotone è rimasto intrappolato lì dentro. A questo punto il vuoto ha perduto definitivamente un fotone e la materia ha acquistato definitivamente un fotone. Tra parentesi, questa è una profonda rilievo filosofico questo fatto. Perché? Perché finora c'era una discrepanza, che è questo. L'osservazione mostra che senza alcun dubbio l'universo ha una storia, ha una sua evoluzione, cioè l'universo oggi è diverso dall'universo ieri e sarà diverso da quello di domani, cioè c'è una proprietà nella natura che poi si massimizza nella specie umana, che è la sua storicità, cioè il fatto che oggi è diverso da ieri, che c'è la freccia del tempo. Ma se io vedo le leggi elementari della fisica, queste non hanno una storicità. Si dice, come si dice in gergo, sono invarianti per inversione temporale. Cioè, la probabilità del processo diretto e la probabilità del processo inverso sono uguali. Come risultato io non dovrei avere una storia. Allora, qual è, a che punto delle leggi della fisica ci sta il principio per cui la storia appare? E adesso lo troviamo. Perché? Data la dissimmetria che c'è tra la dimensione del fotone e la dimensione degli atomi, un insieme di atomi avente densità adeguata diventa una trappola per i fotoni che emergono dal vuoto, per cui alla fin fine si sviluppa un flusso continuo di energia dal vuoto verso la materia. E questo è un fatto irreversibile. Cioè la materia si arricchisce nel corso del tempo di energia. Ecco il motore che sta alla base dell'evoluzione. Cioè, non è vero che non c'è la freccia del tempo.
questo fa vedere che una freccia del tempo c'è in questo processo. Benissimo, però una volta che questo fotone è stato catturato dalla materia, che succede? Che vabbè, il vuoto continua a emettere fotoni, quindi ne emetterà un secondo che viene catturato come il primo, un terzo che viene catturato come il secondo e il primo. In breve tempo ogni atomo che sta all'interno di quel dominio avrà il suo fotone privato che lo fa oscillare su e giù. E allora tutti gli atomi o le molecole, nel caso specifico, che stanno lì dentro, oscillano tra uno stato in cui gli elettroni sono molto legati e uno stato in cui c'è un elettrone quasi libero. Ed ecco, se io vado lì, ho facilità a tirar fuori gli elettroni. Voilà. Avete visto? E questo dipende dal fatto che le molecole che stanno lì formano un collettivo. Quindi solo se le molecole formano un collettivo, cioè nel momento in cui quelle molecole eccedono una soglia di numero per unità di volume, quindi una soglia di densità, le singole molecole, anziché stare quiete e tranquille nel loro stato di minima energia, stanno continuamente oscillando, ognuna azionata dal suo fotone privato tra i due livelli. E quindi quando vanno nel livello su sputano fuori l'elettrone. Ecco, quindi l'acqua da un isolante si trasforma in conduttore e il mistero è risolto. A questo punto, avendo elettroni quasi liberi, parte tutta l'ambaradam, come si dice a Milano, delle reazioni chimiche, perché questi elettroni sono fondamentali agenti chimici, questi elettroni che sono in movimento possono essere pilotati dai potenti mezzi messi a disposizione dalla Prometeo SRL, e quindi tutta la biochimica è partita. E con questo vi saluto. Grazie. Oscillazione collettiva che dà luogo alla presenza persistente di un campo elettromagnetico. Adesso, che cosa succede se in questo insieme di molecole io metto molecole di altra natura, come nella materia vivente? La materia vivente non è fatta solo d'acqua, è fatta per lo più di acqua, però ci sono anche altre molecole che sono indispensabili, senza le quali non esistiamo. E le quali però, attenzione, sono molecole particolari. Per esempio, in natura i chimici sanno che esistono 100 tipi di amminoacidi, però la materia vivente ne utilizza solo 20, gli altri 80 non li utilizza mai. Perché? Sono figli della... perché quegli 80 non sono mai considerati? E 20 sì. E noi riusciamo in questo modo a trovare una risposta. Qual è? Che in elettrodinamica c'è una legge per cui se c'è un campo elettromagnetico di una certa frequenza e ci sono molecole che oscillino con una certa frequenza, si determina una forte attrazione tra le molecole e il campo quando le due frequenze diventano uguali, cioè quando risuonano. Per cui, data la frequenza di oscillazione del campo elettromagnetico intrappolato nel dominio di coerenza dell'acqua, se tra le altre molecole c'è una molecola capace di oscillare sulla stessa frequenza, quella viene attratta. Chi non è capace rimane fuori. E quindi questo già ci dà un criterio di quali molecole possono essere biomolecole e quali no. Devono risuonare col dominio. Benissimo. Allora queste vengono attratte dentro il dominio. Nel dominio di coerenza dell'acqua è capace anche di accumulare energia. Perché? Perché questi elettroni quasi liberi di cui vi ho parlato possono ricevere energia e formare dei vortici all'interno del dominio di coerenza dell'acqua. Questi vortici possono avere un'energia che cresce, anche grande. Quindi il dominio di coerenza dell'acqua diventa un accumulatore di energia. E quindi l'acqua, cioè, preleva energia dall'ambiente e la cattura dentro di sé. Quando l'energia catturata diventa uguale all'energia di attivazione chimica della molecola che è stata attivata, gliela cede. La molecola viene attivata e si fa le sue reazioni chimiche. Notate bene, dall'esterno io non devo dare nessuna energia particolare, no? Perché tutta l'energia è costruita dai domini di coerenza che la rubano all'ambiente. Adesso supponete
che per qualche motivo nel dominio di coerenza dell'acqua si spengano o si accendano, a seconda dei casi, dei nuovi modi di oscillazione dovuto a dettagli nella cosa. Allora diventano possibili o diventano impossibili determinate reazioni chimiche. E questo è la possibile origine della patologia a questo punto. Perché che cosa succede? Supponete che nel dominio di coerenza dell'acqua si attivi un nuovo modo di oscillazione possibile. Non appena dall'esterno arriva uno stimolo, anche piccolissimo, no? Che attiva quel modo di oscillazione, partono, col meccanismo che vi ho detto adesso, delle reazioni chimiche, le quali possono avere un'importanza notevole. Ecco il principio dell'allergia: uno stimolo infinitesimo è una risposta massiccia, o viceversa, una reazione chimica che poteva avvenire che non avviene. Questo perché accade? Perché ci stanno dei vortici in più o in meno all'interno dei domini di coerenza. Chi è che può attivare, tra tante origini, che può attivare dei vortici? Lo possono attivare anche dei campi magnetici, perché abbiamo detto un campo magnetico prende una carica elettrica che in principio si muove in linea retta e la fa girare in tondo. Tanto che nei domini di coerenza dell'acqua ci stanno questi elettroni quasi liberi, e mica ci vuole tanta energia per farli girare. E infatti l'energia che le macchine della Prometea adoperano è infinitesima in questo senso. Provocano dei vortici e questi aprono la possibilità di nuove reazioni chimiche che prima, per motivi che non conosciamo, non erano possibili. Non so se la risposta è soddisfacente, comunque è il massimo che a questo momento riesco a dare. Scusi, io non ho capito i soluti dove si trovano nel... E non possono stare dentro il dominio, perché siccome in conseguenza di questa azione elettromagnetica le molecole d'acqua si attirano fortemente, dentro il dominio non c'è spazio per estranei. È come c'è un battaglione in marcia, lei non riesce a infiltrarsi dentro i soldati, perché quelli formano un ordine chiuso. Allora dove stanno i soldati? Sulla periferia, sul bordo. Quindi lei immagina, siccome ogni dominio di coerenza non è infinito, ma c'ha la taglia della lunghezza d'onda, allora noi siamo non un unico blocco, ma una confederazione di tanti blocchi, e tra le quali ci sono gli interstizi. Questi interstizi sono gli spazi dove si vanno a infilare le molecole del solido. Recentemente è apparso, quindi la mia vanità prova, un lavoro su Modern Physics Letters di due coniugi, credo, israeliani, che lavorano alla Hebrew University di Gerusalemme, che trovano l'evidenza sperimentale dell'esistenza. Il titolo dell'articolo è Domains in Aqueous Solutions, domini in soluzioni acquose, teoria ed evidenza sperimentale. E trovano l'evidenza di questi aggregati, traduco brevemente l'abstract, aggregati sperimentalmente osservati in soluzioni acquose sono analizzati. Gli aggregati studiati includono domini da mezzo a 6 micron, composti di ioni e di elettrolitici fortemente solvatati. Fin qui le usuali teorie non potevano spiegare la formazione di aggregati così grandi. Recentemente è stato mostrato che le interazioni dell'elettrodinamica quantistica, quelle di cui abbiamo parlato, possano determinare la struttura delle soluzioni. La nostra analisi indica che sono proprio queste interazioni a causare le aggregazioni osservate. Noi abbiamo trovato che le caratteristiche osservate degli aggregati si conformano a quelle previste dalla teoria coerente dell'elettrodinamica quantistica. Misurano gli aggregati e trovano che le grandezze sono proprio quelle che diciamo. Noi troviamo che sono in accordo con le predizioni
dell'elettrodinamica quantistica. Cioè loro misurano dove si vanno a sistemare queste molecole dei soluti e trovano che le taglie di questi aggregati sono in accordo. Volevo aggiungere un'altra cosa. Recentemente è apparso uno studio di Luc Montagnier, premio Nobel per la medicina del 2008, che sarà a Milano il 30 settembre in un convegno organizzato dal professor Spaggiari, e Montagnier ha trovato che durante specifiche attività biologiche c'è l'evidenza sperimentale della comparsa di campi elettromagnetici deboli all'interno dell'organismo vivente, la cui origine sono strutture acquose, strutture di acqua, cioè proprio quello che andiamo dicendo noi.